La spesa ai tempi della crisi conosce luci ed ombre. L'agroalimentare tiene sulla quantità, ma cala sulla qualità. Sul primo fronte tengono banco ipermercati e mercatini rionali, mentre le botteghe sono sempre più una rarità. Eppure conviene ancora puntare su prodotti di eccellenza. Prendiamo l'Italia e la Francia, due culture alimentari ricche di chicche da bere e da mangiare. Il nostro paese vanta 155 riconoscimenti di IOP e IGP. A poca distanza segue la Francia con 141 denominazioni. Eccone alcune, nostre e dei cugini d'Oltralpe. La primavera nel Bassanese, nel Vicentino, sa di asparagi. Qui troviamo la prima DOP scelta. È l'asparago bianco di Bassano DOP. Un narratore di eccezione ci racconta l'origine dell'ortaggio. La storia, in questo caso, dell'asparago bianco è una storia che parte da molto lontano. La prima volta che lo troviamo scritto, ovviamente, è nel 1566 alla corte della Serenissima, al Concilio di Trento. Nel menù che poi sancì tutto il concilio era servito l'asparago bianco di Bassano. Vita breve all'asparago bianco sulle nostre tavole. Per disciplinare, la raccolta è consentita tra il 19 marzo e il 13 giugno. Carlo Cracco ci spiega come preservarne la fragranza. L'asparago bianco non bisogna mai conservarlo, bisogna comprarlo e mangiarlo. La stagione è abbastanza breve. L'asparago va sempre mantenuto in ambiente umido e bagnato quasi, perciò della carta rotolata, umida, oppure nei sacchetti chiusi. L'importante è sempre, diciamo, non mescolarlo ad altre verdure o sapori forti, perché li assorbe. Andiamo oltre confine e facciamo un salto in Francia. Il prodotto transalpino per antonomasia è il foie gras. Il più noto è quello d'oca, ma c'è anche quello d'anatra. E c'è chi, come Marcel Metzel, li ha messi assieme. Nasce così il canois. L'idea è che nel tempo l'esperienza del consumatore è stata più legata all'oca, per cui quest'ultima ha soppiantato il consumo di anatra. Il canois nasce proprio dalla voglia di far conoscere il gusto del fegato d'anatra. Esistono due gusti diversi: il fegato d'oca più fine, che lascia un leggero retrogusto amaro, mentre quello d'anatra è più dolce e manca del retrogusto. L'idea è nata proprio dalla voglia di creare un gusto più morbido e amalgamante. Torniamo in Veneto per parlare di un IGP succoso e salutare. È la ciliegia di Marostica. Per fare apprezzare la particolarità della ciliegia, un abbinamento fuori dal comune, che è quello del mare. Qui l'abbiamo fatta cuocere in forno a bassa temperatura, in maniera che asciugasse un po' dall'acqua e concentrasse il sapore. Poi la serviamo con un tartufo di mare crudo. Di nuovo un salto oltre confine e voilà, eccoci in Corsica. Avete mai pensato di mettere le prugne nell'Armagnac? Lo ha fatto Jean-Claude Bosigon dell'azienda Gourmet & Co. L'idea è nata così. La coltivazione della prugna in Corsica è piuttosto recente, risale a circa 15 anni fa. Mi sono spostato qui arrivando dall'Armagnac e ho deciso così di coniugare le due tradizioni.